Benvenuti nella cucina del cacciatore di Muccia. Siamo qui in compagnia della signora Maria, che oggi ci preparerà quale piatto? Le tagliatelle con i funghi e i fagioli. Allora, con porcini e fagioli. Perfetto, porcini e fagioli. Allora, andiamo al procedimento. Allora, l'ingrediente per 4 persone. Allora, 2 cucchiai d'olio, 30 grammi di burro, la cipolla, 20-30 grammi di cipolla. Ecco qua. Poi facciamo soffriggere la cipolla, imbiondire più che altro, col burro e l'olio. Poi aggiungiamo, quando la cipolla è pronta, leggermente un po' di noce moscata, perché la noce moscata dà più sapore ai funghi. Ecco qua. Ecco, la cipolla non deve essere, capito? Deve essere moscia, non si deve rosolì forte, perché dopo spunta troppo di cipolla. Appena colorata, sì. Ecco, bisogna ogni tanto girarla, non lasciarla sola, bisogna accompagnarla sempre con una posata. L'espressione non lasciarla sola è bellissima comunque. Ecco, poi aggiungiamo i funghi porcini. Tagliati grossolanamente. Grossolanamente. E anche per i funghi non è che c'è che si devono cuocere tanto, i fagioli devono essere già cotti. Lessati? Sì. Ci può mettere i borlotti, ci può mettere i fagioli bianchi grandi, ci può mettere i cannellini, ci si possono mettere i ceci, la lenticchia, quello che vuole. A scelta. Per me è molto più buono con i fagioli, perché il fagiolo con i funghi dà un sapore un po' particolare, capito? Aggiungiamo un pochettino di sale. Nel frattempo abbiamo messo l'acqua a bollire. Una pentolina piccola, perché ce ne metteremo meno che per 4 persone, quindi l'acqua è troppo poca. Se no queste signore che vedono dicono: ma come fa a cucinare questa pentoletta d'acqua? Le tagliatelle le ha fatte lei? A mano, sì sì. E per 4 persone più o meno gli ingredienti sono? Gli ingredienti sono 40 grammi di burro, 4 cucchiai d'olio, un pizzico leggero di noce moscata, se è possibile mezzo chilo di funghi porcini, anche 3 etti, e poi i fagioli, che gli posso dire, una bella mangiata ciascuno. Io adesso non mi regolo per 4 persone, noi facciamo in quantità industriali, di conseguenza, ha capito, che gli posso dire un paio d'etti di fagioli. E per la pasta fresca? La pasta fresca ce ne vorrà un etto a persona, 4 etti. No, per farla intendevo. Farla, un chilo di farina, 4 uova, un bruffetto di vino, un pizzico di sale e poi olio di gomito. Benissimo, che quello deve esserci sempre. Sempre. Se si possono fare anche gli spaghetti, però con la tagliatella fatta a mano è tutta un'altra cosa, capito? Ecco. Abbiamo aggiunto i fagioli. Abbiamo aggiunto i fagioli, adesso i fagioli si insaporiscono un pochettino. E poi io dico sì. Un altro pochetto, poco. Questo è il modo in cui anche mia nonna assaporava, per vedere se era... A me l'ha insegnato mia suocera, perché io faccio tutto un altro lavoro, invece mia suocera mi diceva sempre: non si mettono le mani dentro la pentola, si usa il cucchiaio, e quando si assaggiano le cose mettili sulla palma della mano, perché sennò il cucchiaio dopo va messo dentro la pentola e non sta bene. E allora a volte io ero giovane, mi sono sposata a 20 anni, con queste certe secche sulle mani mi dava, però era una persona in gamba, capito? Bolle, adesso aggiungiamo mettiamo le tagliatelle. Pasta fresca, quindi cuocerai in pochissimi minuti. Su, un attimino. È anche un piatto che si fa con facilità, hai capito? E poi adesso che c'è l'usanza di mangiare solo il primo, qui ci sono le proteine, ci sta tutto, no? Certo. Ci stanno i fagioli, ci stanno i funghi, ci stanno le uova. Che adesso maggiormente le persone non è che mangiano più antipasto, primo, secondo, contorno, cercano tutti questi piatti che sono un po' ricchi, che se si riesce a mangiare un po' tutto. Piatto unico, sì. Poi con i prodotti del territorio è ancora meglio. Poi se uno vuole proprio allargarsi, ci mette un pochetto di tartufo e allora diventa proprio... Quando si scolano bisogna lasciarci un pochettino d'acqua, perché adesso vanno mantecate e finiscono la cottura insieme ai fagioli e ai funghi.
quindi niente scolapasta? No. Bisogna tirarle su pareti umide, perché adesso queste tagliatelle apriamo, non so se abbastanza. Vedete? Adesso qui prendono più sapore. Ecco qua. Allora, se uno vede che si asciugano, prende un mestolo e ci aggiunge l'acqua di cottura delle tagliatelle, fa finire le manteca che prendono bene il sapore. Il piatto è pronto, andiamo a impiattarlo. Ecco qua. Adesso mettiamo un pizzico di prezzemolo. Ecco, questo è un piatto che con un attimo si fa. Se uno ha l'ingrediente a casa, come già un ospite, già qualcuno, ecco qua. E se uno vuole proprio strafà, ci mette sopra il tartufo. È ancora più buono. Perfetto, il piatto è pronto. Ringraziamo la signora Mania e buon appetito a tutti.